dell'edizione nazionale, perché le due sono una dentro l'altra, quindi questo è un altro fattore di cui tener conto. E poi il discorso dei panini e dei cut price, che credo siano, come dire, i due campi sui quali Cairo si sia esercitato in maniera più evidente, considerando che l'altra campana, cioè Repubblica, La Stampa, sta già espresso, stanno già facendo appunto le loro belle prove di sperimentazione, no? Giusto? Sì, dunque io credo che noi, cioè da una parte, dicevo prima del tema dell'abbassamento di fatto dei costi, dei prezzi al pubblico delle riviste, stanno ascendendo tutte su un euro, no? Ora, io penso che questo abbassamento di fatto impedirà in qualche modo, sarà un grosso ostacolo al fatto di fare, diciamo, degli abbonamenti ulteriormente scontati, perché ora che si faceva, no? Si diceva una qualsiasi rivista costa 2 euro in un anno, che ne so, un settimanale, che sono, mettiamo, 52 settimane, sono 104 euro. Allora io te la vendo con il 50-60% di sconto l'abbonamento e te la vendo a 30-40 euro, no? Te la vendo nel senso che mi fai l'abbonamento. Allora, il discorso, io credo che se si va su un facciale, su un prezzo facciale di un euro, come sta succedendo, credo che il discorso poi cambia, e probabilmente io spero che questo vorrà dire dare conto un pochino alle nostre sollecitazioni di riportare gli abbonamenti in edicola. Perché? Perché gli abbonamenti, se una rivista costa un euro, in tutto in un anno sono 52 euro, io credo che noi possiamo anche dare, cioè noi, qualsiasi editore può anche dare il 20, 30, 40, il 60%, ma alla fine prende i 20, 25 euro, paga per avere questo abbonamento. A questo ci sono i costi delle poste, no? A parte che sono i costi, non sono comprimibili, perché anche le poste poi stanno andando sul cosiddetto libero mercato, e andando sul libero mercato poi l'effetto che si vede è che nei piccoli paesi, ma anche nelle città, anche un pochino medio e medio grande, stanno cominciando a dire: noi la posta o non si porta proprio per niente, oppure si porta un giorno sì e un giorno no. Allora, mentre nel caso di settimanale in qualche modo si può ovviare, perché anche i quotidiani da questo punto di vista stanno cominciando a ripensare alla politica degli abbonamenti. Noi cosa diciamo? Abbiamo una posizione, improvvisamente io credo diventa più forte una proposta, cioè di dire: riportiamo gli abbonamenti in edicola. Con questo riportare gli abbonamenti in edicola, a noi ci viene quantomeno la parte del guadagno, quindi l'aggio cresce, la parte del guadagno che in questo momento viene assorbita da Poste o da altri, e dall'altra riportiamo la gente in edicola, e dall'altra ancora per gli editori, diciamo, si potrebbe arrivare a un aggio maggiorato, che è una delle nostre richieste principe, un aggio maggiorato senza sovracosti di, diciamo, di entità pesante. In realtà, con pochi punti percentuali, alla fine probabilmente si arriverebbe ad un mercato che per le edicole vorrebbe dire avere un pochino più di conforto, e per gli editori potrebbe essere un modo per tentare poesie diverse, se le vogliono tentare, perché poi alla fine questo è il problema, cioè in realtà le uniche politiche reali di fatto le sta facendo proprio Cairo, nel senso politiche aggressive, e quasi quasi, no, sembra quasi la Ryanair da un altro punto di vista, politiche aggressive eccetera. Allora la gente, quindi non gli edicolanti, ma la gente, quando vede abbassare i prezzi è un fatto che è contenta, quindi una battaglia del tipo, se ci sono prezzi più bassi e mettersi di traverso, io credo che sindacalmente purtroppo sia una battaglia persa. Allora il punto deve essere che sui prezzi più bassi noi dobbiamo avere ricarichi maggiori, poi lo vogliamo fare attraverso politiche di mercato libere, lo vogliamo fare attraverso, diciamo, gli aggi fissi in percentuale, quindi un rinnovo di accordo nazionale che tenga conto di fatto di questo abbassamento, sia dal punto di vista di copie vendute, ma anche del valore del facciale delle copie vendute stesse. Quindi voglio dire, dobbiamo metterci in grado, e gli editori stessi, se vogliono continuare a vendere dappertutto e con il livello di capillarità che noi abbiamo, bisogna metterci in grado, diciamo, alle aziende economiche che noi rappresentiamo, di arrivare a fine giornale, a fine mese, con un cassetto che valga la pena tenere aperto. E credo che questo debba cominciare ad essere un obiettivo di tutti e non
non solo dei rappresentanti degli edicolanti. Allora, io credo una cosa, chiaramente è un po' più astratta rispetto alle cose molto concrete che giustamente tu hai sottolineato, ma insomma mi sembra di capire che noi con questa ristrutturazione del settore avremo a che fare ancora un altro annetto e mezzo, forse due, e che nel mentre però si perderà del tempo prezioso per rinforzare, diciamo così, la lettura in Italia, che, lo ricordiamo, continua a essere ancora la grande assente di qualsiasi legge di riforma, tra l'altro. Cioè, si fatica a prendere coscienza che bisogna lottare uniti tutti per un nuovo scenario della lettura in Italia. Ci sono state tante iniziative sicuramente qua e là, però hanno tutte poi mostrato il fiato corto della individualità, dell'intervento parziale. Io spero che questa consapevolezza scarsamente presente nel testo di riforma poi diventi invece un po' più acuta nei decreti attuativi, e comunque poi una volta varati i decreti attuativi si possa insomma un po' ragionare, perché se stiamo qui a parlare del più grande gruppo editoriale italiano o dei più grandi gruppi editoriali, e se i termini in cui ne parliamo è cut price, panino e quant'altro, abbonamento, allora vuol dire che c'è qualcosa che non va, ecco. Sì, quello che non va è che in realtà, diciamo, noi stiamo attraversando tutto, e tutto il paese, tutte le categorie, è una crisi economica che ormai dura da 7, 8, 9 anni, e quindi questo credo che sia un elemento a cui nessuno possa sfuggire. Quindi questo è il primo punto. Il secondo punto è delle forme di noi dobbiamo trovare delle forme rispetto al cosiddetto pubblico pagante che siano certamente anche accattivanti. Accattivanti vuol dire da una parte quindi fare delle riviste, dei quotidiani con una qualità e che valga la pena di comprare, e dall'altra che sia comunque un ritorno rispetto a questa attività, perché se no si fa come, no, come nel giornalismo, ormai si vendono gli articoli a 5 euro articolo, no? Allora evidentemente che non può essere questo il sistema che permette di andare avanti alle persone. Allora le scelte del governo, che sono scelte di politica nazionale, economica, devono tenere conto del fatto che il governo non è semplicemente dare soldi ai grandi gruppi, no? Le scelte del governo devono essere scelte anche che vanno in direzione di una diciamo di un aiuto reale, concreto alla popolazione, ai lavoratori e così via. Quindi diciamo il segno delle politiche economiche poi è un po' anche questo, no? Quando si parla delle categorie che non sarebbero più vai della destra e della sinistra, poi alla fine si riduce semplicemente il governo a chi distribuisce i soldi di tutti, e quindi i soldi delle tasse, a chi aiuta a fare delle scelte, a fare delle cose. Certo. Dunque, Raniero, abbiamo anche un po' di spazio per parlare degli aggiornamenti, appunto, di cut price rispetto alla provincia di Firenze, la Nazione, il resto del Carlino. Non so se ci sono delle novità su questo, se è finito il periodo di sperimentazione. Tu che notizie hai? Ma per ora, chiamiamolo così, il cosiddetto periodo di sperimentazione è finito, nel senso che erano una settimana di sperimentazione, e la sperimentazione si è conclusa, e io credo su questo poi ci sarà da fare una valutazione concreta su come le organizzazioni sindacali intendono andare avanti, cioè se intendono favorire in qualche modo questo tipo di sperimentazioni, oppure mettere in atto quelle che sono le attività sindacali di contrasto per poter dire
La sperimentazione gli editori possono fare come sempre, perché sono aziende autonome, dai sindacati, dai lavoratori, possono fare le sperimentazioni che gli pare, però queste sperimentazioni possono andare a danno dei giornalai e quindi di quelli che ci lavorano. Cioè, questo è il senso. Noi non è che siamo contrari alle sperimentazioni, anzi, no? Si sperimenta, se si trova le formule giuste siamo tutti contenti se questo porta a maggiore vendita. Il punto è che non possiamo accettare sperimentazioni in cui noi ci mettiamo il lavoro gratuito e gli editori eventualmente, se la sperimentazione va bene, ci fanno il guadagno. Ecco, queste sperimentazioni a senso unico per noi non vanno bene, questo è il punto centrale. E dopodiché noi possiamo anche, insomma, la Nazione per esempio, no, non ha ritenuto, quindi il quotidiano nazionale in realtà è gruppo. Il punto vero è che da un punto di vista sindacale non si sono neanche, come dire, forzati a dire: guardate sindacati dei giornalai, noi vogliamo come dire, lanciare questo prodotto, rilanciare alcune riviste, alcuni quotidiani eccetera, dateci una mano a fronte di dell'impegno, e noi proviamo poi a riconoscervi una percentuale, ripeto, che sia degna di questo nome, perché altrimenti chiedere a qualcuno di lavorare, cioè di lavorare e di impegnarsi di più, diciamo guadagnando di meno, insomma è un controsenso, e questo noi non lo possiamo accettare. Quindi c'è un problema, chiamiamolo, di politica sindacale e quindi di rapporti con gli editori, ecco. E quindi noi pensiamo che un editore qualsiasi, che sia piccolo o grande, e se vuole il nostro aiuto, il nostro appoggio per il lancio di un'iniziativa, credo che debba riconoscere qualcosa. Ci sono in Italia oggi in realtà dei piccoli editori che stanno mandando dei segnali da questo punto di vista, cioè a fronte di un impegno per il lancio, in qualche modo, per il rilancio delle loro riviste, diciamo che si stanno dichiarando disponibili a riconoscere anche le percentuali superiori. Io credo questo debba essere un pochino una delle strade che noi dovremmo in qualche modo sostenere, nel senso che, no, una cosa è la parità, la cosiddetta parità di trattamento, una cosa è, per esempio, il fatto di dire: guardate, noi riusciamo, se è vero che veniamo sempre più considerate attività economiche, quindi il pluralismo va a farsi friggere, credo che dobbiamo entrare anche in un'ottica un pochino diversa per quello che riguarda il sostegno e l'appoggio a uno invece che all'altro. E chi ci manda la roba deve sapere che la nostra politica sarà questa fondamentalmente. Cioè, se loro vogliono che noi si venda di più, e loro devono riconoscerci qualcosa di più. Questo è. È quello che dicevamo prima, Raniero, a proposito del nemico comune, cioè quello dei bassi tassi di andamento della lettura. Il net price potrebbe essere, il cut price potrebbe essere un elemento che serve ad andare verso un aumento del numero dei lettori, appunto, trova in qualche modo il sostegno delle edicole. Se invece deve essere un modo per aggiustare i bilanci, di passare il periodo diciamo così di magra, allora chiaramente il discorso cambia completamente. Tu l'hai detto in modo sindacale, insomma mi sembra che la sostanza sia questa. Allora, Raniero, in chiusura, molto velocemente, ieri abbiamo parlato con Alcide Boni, tra l'altro su una sua sollecitazione, in realtà noi come redazione ci stavamo già lavorando, tra settembre e ottobre arriverà il nuovo palinsesto, in programma c'è l'idea di ospitare una provincia a settimana del Sinaggi con i relativi edicolanti, iscritti parlo. Firenze è stata molto presente in questi mesi, grazie a te. Ci aveva già provato un po' Panci ad Arezzo, e cioè nel corso dei collegamenti lui si faceva trovare presso un'edicola, così che il collegamento col segretario del Sinaggi fosse un po'
diviso a metà. Allora si è pensato di utilizzare quest'idea dedicando una settimana a una provincia che poi sono 5 giorni, ospitando, magari registrandoli nel pomeriggio dove c'è più disponibilità, ospitando i vari iscritti di quella provincia. Tu che cosa ne pensi? Oltre naturalmente al segretario, per carità, quello